Bene, allora, innanzitutto l'EMA, European Medical Association, è da Romagnolo, credo una delle più grosse associazioni di medici che coinvolge tutti i paesi dell'Europa e non solo, e quindi è referente presso la Commissione Europea per la Sanità, e quindi credo che questo sia un buon auspicio, soprattutto la possibilità di poter diffondere questo convegno. Allora, come diceva prima, buongiorno a tutti innanzitutto, come diceva prima la Marcella, l'associazione TING nasce nel 84, dagli anni 90 abbiamo cominciato ad organizzare dei convegni sui tumori. Mi ricordo che Pantellini è stato uno dei primi relatori, quindi abbiamo avuto i primi convegni con Di Bella. Quindi dagli anni 90 noi ci siamo occupati di integrazione nella malattia oncologica. Questo convegno non è solo per addetti al lavoro, io vedo alcuni colleghi, ma è soprattutto nello spirito di TING quello di informare e in qualche modo di educare alla salute, questo è lo spirito, e di promuovere sicuramente nuove scoperte, nuove ricerche e l'integrazione quando è possibile. Alcuni relatori di oggi erano già presenti agli altri convegni 20 anni fa, e quindi sono molto curioso di conoscere che cosa ha portato nella loro esperienza questi 20 anni di lavoro. Alcuni sono relatori nuovi, e quindi questo convegno ha questa funzione, così come è scritto nel volantino, lo ribadisco, si propone di esporre le nuove ricerche in essere, ricerche che molto spesso non trovano voce in campo oncologico, le esperienze cliniche di supporto alle terapie convenzionali e non, nell'ottica di promuovere una medicina di integrazione. Allora io vorrei far notare che 15 anni fa ho voluto con forza che la Regione Emilia-Romagna, ho rotto le scatole ad assessori, istituisse una commissione sulle medicine non convenzionali in un progetto di integrazione, e a febbraio partirà un progetto in 12 oncologie della Regione Emilia-Romagna, un progetto di integrazione col Viscumalum, di cui il dottor Frise ci parlerà oggi pomeriggio, e in pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Quindi questo, che è un piccolo passo, ritengo che sia un piccolo passo fondamentale per un processo di integrazione che superi i pregiudizi, perché in questo ambito i pregiudizi sono terribili. Io li vivo sulla mia pelle, ormai ci sono abituato, quindi, e credo che anche tutti i colleghi che diciamo praticano dei percorsi diversi, ma in un'ottica sempre di integrazione, si ritrovano tutti i giorni a avere a che fare con questa situazione, con pregiudizio. Bene, allora, io vorrei parlarvi oggi, vabbè, il tumore. Che idea mi sono fatto? Ho iniziato da più di 20 anni a occuparmi di pazienti oncologici, non è facile, soprattutto se, come lavoro io, entro in relazione col paziente, quindi vuol dire entrare in relazione con la sofferenza, ed è un carico molto forte. Io arrivo alla sera e sono distrutto, poi ho un carattere che è tutto mio particolare, però quando sono nella relazione, quando sono in studio, sono nella relazione, e in quell'ora e mezza devo riuscire a capire tutta una serie di questioni che poi cercherò di spiegarvi adesso. Quindi devo cercare di inquadrare il paziente affetto da una patologia oncologica e sostenerlo nel suo percorso di guarigione. Quello che, di cui sono sicuro, come medico empirico, e non mi vergogno di essere considerato un medico empirico, i medici empirici sono quelli che basano sull'esperienza il loro sapere. Io non ho tempo, forse non ho neanche la struttura mentale per fare delle ricerche come fanno i miei colleghi, aspetto da loro i risultati, e soprattutto quello che mi aspetto è che molto spesso non fanno altro che confermare, cioè darmi la razionalità, il razionale scientifico di quelle che sono le intuizioni che sono vecchie come il cucco.
che sono antichissime. Quindi quello che ho percepito è che il tumore è sicuramente una rottura di un equilibrio, che non può essere ridotto semplicemente a una cellula che impazzisce e comincia a riprodursi. Sarebbe veramente riduttivista, come lo è poi in parte tutta la medicina ufficiale, ridurre il tutto a una cellula che non ha più, non segue più degli schemi di comportamento corretto e comincia a proliferare in un modo disordinato. È la rottura di un equilibrio che coinvolge tantissimi aspetti, tantissimi fattori. Quindi c'è una multifattorialità che passa dall'aspetto genetico, che parte dagli agenti tossici, che va dallo stress, dall'ansia. Quindi sono molti i fattori che intervengono nel scatenare una patologia oncologica. E oggi vorrei inquadrare un po' questa galassia. Ci sono dei soggetti che sono a rischio di tumore, alcuni ad alto rischio di tumore, altri che hanno un rischio minore. Poi ci sono i soggetti che hanno già contratto il tumore, i soggetti che sono sopravvissuti a un tumore e si pongono il problema di cosa fare per evitare che si ripresenti il tumore. E molto spesso, anzi quasi sempre, la risposta è niente. Continui la sua vita. E soprattutto l'ultima, che cosa ha imparato da questa esperienza del tumore? Allora, la prima domanda: un soggetto a rischio di contrarre un tumore apre immediatamente il problema della prevenzione. Io credo che la lotta al tumore debba essere la prevenzione, la più importante lotta al tumore deve essere la prevenzione. Sapete cosa dice il Ministero della Salute? Parla di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, le leggo molto velocemente. La prevenzione primaria ha il suo campo d'azione nel soggetto sano e si propone di mantenere le condizioni di benessere e di evitare la comparsa di malattie. Perfetto. In particolare un insieme di attività, azioni ed interventi che attraverso la protezione dei fattori utili alla salute e l'allontanamento o la correzione di fattori causali delle malattie tendono al conseguimento di uno stato del completo benessere psicofisico. E poi si dice, perfetto, questa è la figura che noi proponiamo come operatore del benessere, perché deve fare questa educazione primaria che il sistema sanitario non fa, o meglio, lo fa su che cosa? Se uno fuma 40 sigarette è ovvio che è a rischio di fumare, è più a rischio di contrarre un tumore polmonare, quindi si consiglia di non fumare. Oppure gli alcolisti sono soggetti a tumore al fegato, oppure l'inquinamento e le radiazioni. La prevenzione secondaria, dice il Ministero della Salute, attiene a un grado successivo rispetto alla prevenzione primaria, soggetti già ammalati oppure in uno stadio iniziale. Rappresenta un intervento di secondo livello, ma neanche la diagnosi precoce. E qui abbiamo i vari screening, no? Mammografia, ecografia al seno, abbiamo il sangue occulto, eccetera. Quindi c'è una serie di screening che vengono fatti per andare a verificare se ci sono delle condizioni, ma il più delle volte questo qui conferma già che c'è un tumore o un altro. Molte volte, per fortuna, vengono diagnosticati in una fase iniziale, e quindi questo è un aspetto sicuramente molto importante. La prevenzione terziaria fa riferimento a tutte le azioni volte al controllo e al contenimento degli esiti più complessi di una patologia in atto. Allora, devo dire che per quel che riguarda la prevenzione primaria, la prevenzione terziaria, il sistema sanitario nazionale italiano non dà molta soddisfazione. Nel senso che il paziente oncologico che è andato in remissione di malattia, non è guarito, nessuno guarisce da un tumore, ma in remissione di malattia, il più delle volte viene abbandonato se non vengono fatti regolarmente dei controlli. Cioè, quello che non viene fatto è effettivamente una prevenzione reale per impedire che si ripresenti lo stesso tipo di situazione. Ma se non abbiamo capito perché è venuto un tumore, è difficile riuscire a prevenire una situazione di questo genere. Quando la logica è quella di attaccare la cellula tumorale già ammalata, è chiaro che tutto questo retroterra manca completamente. E allora vorrei parlare del soggetto a rischio di contrarre un tumore. Come facciamo a riconoscerlo? Questa è la cosa importante. Come faccio a riconoscere una persona che può essere a rischio di tumore? Beh, abbiamo detto la prevenzione, sicuramente la prevenzione secondaria è uno screening importante.
domando una cosa: come mai, io non voglio entrare in polemiche, anzi sono perché si riesca a fare una medicina di integrazione, come mai si dà importanza nelle patologie cardiovascolari, nelle patologie metaboliche all'alimentazione e nel tumore no? Perché gli oncologi continuano a dire ma mangi quello che vuole, l'alimentazione è ininfluente? Perché sul cardiocircolatorio sì e sul tumore no? È una domanda banale, io mi chiedo e aspetto ancora delle risposte, e credo che siano risposte che prima o poi arriveranno. Qualcosa si muove, sicuramente, ma la cosa che mi pongo è: ci sono soggetti ad alto rischio di entrare, di contrarre un tumore. Perché? Quello che io definirei un terreno cancerogenico. Il terreno, cos'è il terreno? Il terreno, io lo dico sempre, ormai è una cosa ripetuta, il terreno è quello dove cresce, immaginatevi il terreno argilloso, non cresce niente, il terreno di un castagneto dove cresce di tutto, per cui il terreno è quello che permette la crescita di una pianta, se lo riportiamo al terreno agricolo. Ma il terreno, nella logica già ippocratica, era ben preciso, ben determinato, ben definito già 300 anni avanti Cristo. Cioè il terreno era la risultante tra quella che era la nostra costituzione, cioè quello che noi abbiamo ereditato, e il temperamento, cioè i nostri stili di vita. Cioè il mio terreno in questo momento è la risultante di quello che ho ereditato dai miei genitori e quello che la mia vita, cosa mangio, le mie emozioni, il mio livello di stress. E quello definisce il terreno. Esistono... Io faccio una da sempre, non so perché, da sempre, forse sono rimasto inchiodato da quando come medico, appena laureato nel 77, mi facevano ancora fare le anamnesi familiari, accurate, che adesso non si fanno più. Io facevo le anamnesi accurate e adesso continuo da allora a fare le anamnesi familiari, vuol dire che io cerco di capire la storia della mamma, di un paziente, della sua mamma, della mamma della mamma, della mamma della mamma della mamma, cioè fare una costellazione di quelle che sono le patologie principali. E che cosa scopro facendo questo? Molte volte lo scopro assieme ai pazienti, che ci sono dei soggetti che hanno una familiarità di tumore spiccata a destra e a sinistra e che quindi le sue probabilità di contrarre un tumore aumentano sicuramente rispetto a uno che non ha nessun tipo di familiarità. Diciamo, è parziale questo, poi spiegherò perché non è poi sempre così lineare e automatico. Quindi ci sono delle persone che hanno la patologia di tumore al seno, è abbastanza evidente, quando nella famiglia ci sono uno o due casi di tumore al seno, credo che il campanello d'allarme scatti immediatamente in una persona. Non è un caso che sempre di più si trovano delle mutazioni genetiche, no? Si vanno a ricercare laddove sull'ovario, sul seno, ci sono effettivamente delle mutazioni genetiche. Quindi noi ereditiamo una predisposizione ad avere un tumore. Di due fratelli che nascono in una famiglia oncogenetica, cioè che produce tumori, sicuramente uno dei due avrà questo tipo di storia. Quello è quello che io ho osservato come medico empirico. Quindi l'analisi della costituzione, che lo possiamo fare, e qui non posso dilungare, attraverso quali strumenti, le medicine tradizionali hanno sempre fatto un'analisi della costituzione. Quando parlo di medicine tradizionale, secondo l'OMS, parlo della medicina ayurvedica, della medicina tradizionale cinese, della medicina ippocratica. Quindi queste sono grosse medicine che hanno un bagaglio culturale che si tramanda da migliaia di anni e sono sempre partiti nella valutazione del soggetto ammalato, non della malattia, ma del soggetto ammalato, partendo da quella che è la loro costituzione. E questo ci permette anche di differenziare le persone, ci permette di dire che questa persona è diversa da quella, ha delle capacità reattive diverse e quindi reagirà alla chemioterapia, visto che parliamo di tumori, in modo diverso, il soggetto A dal soggetto B. E questi non sono aspetti che io non posso non considerare, perché la standardizzazione ha dei limiti enormi, che è quello di dare alla stessa persona, a tutte le persone, la stessa dose, la stessa cosa, senza capire che tipi di reattività possiamo avere. Quindi il terreno è il risultato della costituzione del temperamento. Il temperamento cos'è? Lo stile di vita, l'alimentazione, l'emotività, lo stress, ed è fondamentale. Questo continua a cambiare, perché io cambio il mio stile di vita, un trauma emotivo mi cambia moltissimo il mio terreno. Quindi io posso avere una costituzione eccezionale e fare una vita da disgraziato,
E questo vuol dire che, pur non avendo nessuna familiarità di tumore, può essere che un evento traumatico, uno stress prolungato, inneschi una patologia oncologica. Ma può anche essere che una persona che ha una forte familiarità di tumore, in cui magari è stato anche valutato che ha una predisposizione genetica accertata, che adotti uno stile di vita in equilibrio e che possa sviluppare un tumore a 80 anni, oppure addirittura possa non sviluppare. Quindi, come vedete, però, sicuramente la valutazione della costituzione e la valutazione del terreno diventa un elemento fondamentale. È fondamentale lavorare sul terreno nella prevenzione, nel tumore in atto e dopo la remissione di malattia. Quindi, secondo caso, quindi abbiamo visto come possiamo, quindi è fondamentale in un paziente che ha un forte rischio di contrarre un tumore intervenire sul suo terreno, quindi cambiare l'alimentazione, ma di questo ve ne parlerà diffusamente oggi pomeriggio la Marcella in chiusura di questo convegno. Il paziente scopre di avere un tumore, quale scelte ha? Beh, devo dire che la maggior parte dei pazienti segue il percorso ufficiale. Il percorso ufficiale è la chemioterapia, è la chirurgia, che molto spesso è risolutiva, quindi è successivamente la chemio, la radio, l'ipertermia, quindi sono quelli che consideriamo i percorsi ufficiali. Poi ci sono i percorsi altri. I percorsi altri, come diceva giustamente il presidente dell'EMA, è la storia di persone, di ricercatori che hanno delle grosse intuizioni, esperienze individuali di ricercatori che dedicano la loro vita, vedremo, l'abbiamo visto negli anni da Zora, vedremo oggi con pienezza, che nel loro studio continuano a ricercare e a studiare e cercano di trovare un razionale scientifico a quelle che sono le loro posizioni, e molto spesso lo trovano. Ma quando io parlo di terreno, io parlo di una medicina olistica, va bene? Una medicina che considera l'uomo nella sua interezza di corpo, mente e spirito. D'altronde la PNEI, la psiconeuroendocrinologia, non sta facendo altro che dimostrare quello che è un concetto di olismo, dove tutti questi sistemi sono interconnessi e collegati. Quindi le esperienze individuali di questi ricercatori, che hanno una casistica molto interessante, con dei protocolli, con un razionale scientifico, ma che purtroppo continuano a scontrarsi con quello che è il pregiudizio di una medicina ufficiale che non entra neanche in relazione. E quindi questo rappresenta sicuramente un grosso limite. Ritengo che in ogni caso, sia che un paziente scelga quello che è il percorso ufficiale, sia che scelga un percorso altro, il trattamento di terreno debba essere sempre fatto. E come? Cosa vuol dire intervenire sul terreno di una persona? Vuol dire entrare in relazione, la prima cosa importante vuol dire entrare in relazione con la persona. Vuol dire capire perché è arrivato un tumore a quella persona e riuscire a arrivare a quello che è un minimo di livello di consapevolezza. Un tumore non è un raffreddore e non è neanche un mal di pancia. Quindi è qualcosa di molto complesso, di molto serio, ha rotto un equilibrio in modo molto profondo e quindi questo equilibrio va in un qualche modo ripristinato. Quindi per fare questo è un percorso che va fatto assieme al paziente, quindi va capito quali eventi, quali traumi, quali abitudini ci sono dietro all'innesco di questo, alla rottura di questo equilibrio. Molto spesso si ha a che fare con la diffidenza, perché i pazienti vengono mandati dai parenti, per cui anche lì la relazione diventa fondamentale, cioè entrare in empatia col paziente diventa fondamentale. Perché? Non è soltanto ascoltare quello che ci racconta, è sentire quello che ci dice, è capire qual è il suo bisogno. E il bisogno più importante di un paziente che è sottoposto a chemioterapia, che sa di avere un tumore, è quello di continuare a fare la sua vita normale. Questo è quello che mi viene chiesto, questo è il bisogno più importante che io colgo, cioè di continuare la sua vita. Cioè, perché? Perché il non sentirsi ammalato
sicuramente diventa un elemento fondamentale in un percorso di autoriparazione, cioè innesca quelle forze dentro di sé di reazione. Quando una persona smette di reagire, ha mollato il colpo. E quindi è importante attivare, ascoltare, sentire, capire il bisogno di quella persona. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che un paziente che è sottoposto a chemioterapia, se è stanco, non ha energia, ma non riesce neanche a reagire, a rispondere alla chemioterapia. Quindi la prima cosa importante è quello di alzargli il livello di energia. Vieni Giuseppe. È quello di reagire, è quello di avere la forza per reagire a quello che sta facendo. Quindi il primo livello è quello di alzargli l'energia, di dargli l'energia tale per poter essere reattivo. Grazie. Quindi la relazione col paziente, una relazione di empatia, è il primo atto nel mio percorso, nella mia esperienza, è il primo atto di cura. Perché attraverso la consapevolezza il paziente può effettivamente non ripetere le stesse situazioni che hanno portato a innescare questo meccanismo. E poi cosa altro? Beh, sicuramente io ritengo che ci siano alcuni caposaldi. Sostenere il terreno vuol dire innanzitutto sostenere l'intestino. Vi potrà sembrare banale, l'intestino secondo il cervello, l'intestino secondo il sistema immunitario, ma l'intestino va sostenuto. Va sostenuto anche perché chi stiamo parlando di un paziente sottoposto a chemioterapia, perché molto spesso la chemioterapia determina diarrea, determina stipsi, per cui effettivamente è la prima cosa che va impostata. Secondo è il drenaggio, e il drenaggio è, direi più che il drenaggio della matrice vuol dire il controllo dell'acidosi. Il tumore cresce in un ambiente acido, l'alimentazione, me ne parlerà oggi la Marcella, l'alimentazione è sicuramente uno dei fattori, l'alimentazione, gli inquinamenti, i radicali liberi, i radicali acidi che noi stessi produciamo nei nostri processi di metabolismo e catabolismo cellulare, noi produciamo dei radicali acidi, quindi acidifichiamo la matrice. Chi ha avuto questa prima intuizione di acidosi del tessuto, se ne parla dagli anni 30, la ripresa la Kuzmin, poi abbandonata, quindi come vedete di nuovo delle intuizioni, no? Di persone che hanno basato tutto il loro lavoro sull'equilibrio acido-base, che è fondamentale. Adesso lo stanno studiando, le università si occupano di equilibrio acido-base, di acidosi tessutale, si comincia a parlare che effettivamente il tumore vive e cresce in un ambiente acido. Ma soprattutto bisogna sostenere, bisogna controllare la flogosi, l'infiammazione e sostenere il sistema immunitario. E poi ci sono due aspetti che credo che siano altrettanto importanti, e sono: uno, sostenere il sangue. Nessuno si occupa, è un po' anemico, ma il sangue è la nostra capacità di reazione. Chi studia medicina cinese sa quanto sia fondamentale il sangue in una patologia oncologica. E quindi sostenere il sangue vuol dire riuscire a costruire, a ricostruire un buon sangue, è determinante nelle nostre capacità reattive. E poi dare energia. La prima cosa che un paziente in terapia oncologica avverte è la stanchezza estrema. Poi ci sono fattori di crescita. Ci sono fattori di crescita che vanno sempre controllati: la glicemia, la tiroide, il cortisolo, tutta una serie di parametri che non vengono ancora considerati dalla medicina ufficiale, ma che vedrete che piano piano verranno presi in considerazione. E per fare tutto questo, purtroppo non c'è un prodotto solo che mi dia la possibilità di intervenire sull'intestino, sulla matrice, sugli emuntori, sul sangue, sull'energia generale, sul sostenere i sistemi immunitari. Ecco che molto spesso io sono costretto a ricorrere a delle multiterapie, cioè una terapia molto complessa. Io spero che la ricerca, e quello che mi aspetto da questo convegno di oggi, è che salti fuori qualcosa di interessante, che mi possa cominciare a dare degli strumenti per intervenire senza dover usare molti prodotti.
soprattutto che è quella che è la mia esperienza, non in campo oncologico, le basse frequenze, i campi elettromagnetici siano una risorsa estremamente interessante e innovativa per riportare l'equilibrio. E quindi credo che nella parte di oggi pomeriggio potremo anche ascoltare alcune relazioni estremamente interessanti in questa prospettiva. Quindi dove si tratta di capire qual è il terreno, perché il campo elettromagnetico è il terreno del soggetto che si è squilibrato, quindi riprogrammare la frequenza dell'organismo vuol dire riprogrammare in un qualche modo la cellula a funzionare meglio. È chiaro che per sostenere il terreno, ho detto, bisogna sostenere la Costituzione, bisogna sostenerla, riconoscere e sostenere la Costituzione, bisogna intervenire sull'intestino, e questo lo possiamo fare con l'alimentazione e con gli stili di vita. Ma la cosa interessante è che quali sono gli strumenti che io uso? Non voglio entrare nel dettaglio, però alcune annotazioni in questi 25 anni in cui tratto tumori me le sono fatte. E cosa ho visto? Ho visto che per esempio la curcuma ha alcuni studi sui tumori all'apparato gastrointestinale, ci sono alcune prove di evidenza, ma soprattutto la curcuma ad alti dosaggi è estremamente importante per controllare la flogosi, che è un aspetto determinante del paziente oncologico. Ultimamente vanno molto di moda, tra virgolette, i funghi, con una certa ragionevolezza. Io uso i funghi. Su Reishi esistono diversi lavori e prove di evidenza sull'uso dei Reishi come supporto, come sostegno al paziente oncologico in chemioterapia. Ma soprattutto di alcuni, vorrei ricordare il Coriolus, quello che viene definito il polisaccaride K. Coriolus, come tutti i funghi, contengono dei polisaccaridi, e vedremo come nella relazione di Zora i lipopolisaccaridi sono uno strumento molto importante di immunoterapia. L'agaricus ho visto che funziona bene nel fegato, nei tumori del fegato, nei tumori delle ovaie, nei linfomi. E il maitake nei tumori della vescica e nelle metastasi epatiche. L'agaricus ve l'ho detto. Poi cosa uso? Uso i lipopolisaccaridi, uso il discum album. Ma la cosa importante è che non è che a tutte le persone gli vadano bene tutte queste cose. Perché? Perché ogni terreno necessita di un intervento mirato. Quindi ognuno reagisce a suo modo e ognuno ha un bisogno in quel momento. E quindi devo valutare che cosa si può permettere quel paziente. Io posso dare la terapia migliore, essere sicuro che questo eccezionale, se questo non se lo può permettere, perché non vuole, non può, non è nella situazione, nella predisposizione per iniziare questo tipo di percorso, io devo capirlo e ridurlo e dargli quello che si può permettere di prendere. Ed è fondamentale, perché molte volte io mi trovavo nella condizione che più davo e più riuscivo ad ottenere. Non è così, non è facendo dei minestroni, è cercando di capire quello di cui ha bisogno il paziente in quel momento. E stiamo sempre parlando del paziente sottoposto a chemioterapia. Quindi io a tutti i pazienti che hanno la chemioterapia faccio un lavoro di terreno, e questi superano la chemioterapia senza problemi, continuando la loro vita. E questa è la cosa importante, continuando a vivere la loro vita. Paziente è sopravvissuto. Però il paziente... Ho perso un foglio. Esatto. Il paziente è sopravvissuto. Che cosa ha imparato? Allora, innanzitutto è sopravvissuto. E che cosa gli si dice a un paziente che esce da un'esperienza, cioè va in remissione di malattia? Va in remissione di malattia significa che non c'è più tumore, però non vuol dire che è guarito. Non si guarisce da una malattia cronica degenerativa. Non esiste questo concetto, purtroppo è così. Quindi la scienza medica ha sempre stabilito che uno non guarisce, ma va in remissione di malattia. E questo cosa significa?
significa che questo tumore si può ripresentare. Io vedo pazienti che dopo 10 anni sviluppano delle metastasi di un tumore primario che hanno avuto 10 anni prima. E com'è possibile? È possibile perché in questa fase della mia vita mi è successo qualcosa di veramente terribile che mi ha riacceso quel gene, quell'aspetto del corredo genetico che si è riattivato e quindi è ripartito, una cellula dormiente, chiamiamola come vogliamo, qualcosa che vuol dire che si è rotto l'equilibrio e questa si è ripresentata. Quindi non è soltanto il caso di persone, io ho persone che hanno avuto nella loro vita 3-4 diversi tumori, quindi vuol dire che il loro terreno cancerogenetico produce tumori. Se non fanno un lavoro di terreno non smetteranno mai di produrlo. L'esempio più evidente è quello dei tumori della vescica, che recidivano generalmente ogni 6 mesi, e ogni 6 mesi normalmente viene fatto una cistoscopia, vengono prelevati, a volte gli si dà una chemioterapia locale, però poi ha degli effetti collaterali molto evidenti. Questi pazienti per anni vanno avanti ogni 6 mesi a togliere questi piccoli tumori della vescica che si riformano costantemente. Nella mia esperienza, ne ho trattati tantissimi, se si fa un lavoro di terreno che coinvolge l'alimentazione, che coinvolge la consapevolezza di quello che è la propria vita, i propri meccanismi di reazione, bene, questi smettono di comparire. Quindi modificando il terreno si toglie la possibilità al tumore di riapparire. Quindi il tumore non è un raffreddore, è un messaggio importante. Per quanto ne volete, per quanto possa essere poco carino, è un messaggio che ci dice che qualcosa nella mia vita deve cambiare necessariamente. Quindi devo capire e cercare di mettere in atto questi meccanismi, soprattutto accettare di farmi aiutare, che è una cosa molto difficile. Superare le difficoltà dà forza, quindi uscire da un tumore se ne esce rafforzati, se uno ne ha consapevolezza. Qual è la mia esperienza? Io dove lavoro? Lavoro sui pazienti, sulla prevenzione moltissimo, nel senso che quando vedo, mi arriva un paziente che ha un'artrite o un'artrosi e vedo dall'analisi della costituzione e dalla sua storia familiare eccetera eccetera che c'è una forte predisposizione, che ha uno stile di vita tremendo, è chiaro che qui vuol dire per me fare della prevenzione primaria immediatamente. Quindi pazienti che sono in odore, diciamo, di sviluppare un tumore. Lavoro su pazienti oncologici, su quelli che sono pazienti già con un tumore in atto che fanno la chemioterapia. Ma ci sono molti pazienti, e questo è l'aspetto forse più importante del lavoro che faccio, dei pazienti che non vanno in remissione di malattie, ma vanno in stabilità di malattie. Cioè la malattia è ancora presente, ma è ferma. Oppure ogni tanto si riaccende, viene cambiato il chemioterapico, risponde quel chemioterapico, poi non risponde più al chemioterapico. Bene, questi pazienti vanno trattati nel terreno, assolutamente. E la mia esperienza è proprio quella che si riesce a mantenere una buona qualità di vita convivendo con un tumore in essere, in atto, e questa è una cosa estremamente importante. Poi ci sono i pazienti che vanno in remissione di malattia, bene, allora quelli bisogna mantenergli uno stile di vita tale perché non continuino ad ammalarsi. Ho finito. Che cosa mi auspico? Questa è un po' la mia esperienza, il quadro che mi sono fatto. Che cosa mi auspico? Beh, mi auspico assolutamente un percorso di integrazione con la medicina ufficiale, da sempre, da quando io ho cominciato a insegnare all'Università di Milano nel 96, fino a 2 anni fa, noi ci siamo sempre battuti per fare una medicina di integrazione. Quindi credo che siamo stati i primi a parlare di una medicina di integrazione, perché è quello che mi interessa. Mi interessa superare i pregiudizi, il pregiudizio è la base della comunicazione violenta. Il pregiudizio è terribile, è violenza, e io vivo tutti i giorni, noi viviamo tutti i giorni questo pregiudizio. Quando dice, io dico ai pazienti, fate vedere al vostro oncologo quello che io vi do,
e per favore dite all'oncologo, questo è il mio numero, che mi chiami se vuol sapere qualcosa. Molto spesso la risposta è, vabbè, se lei ha dei soldi da buttare via, li butti via. È chiaro che mi piace il cuore per spendere dei soldi alla gente, però non è questa la risposta. La risposta è quello che sia dalla nostra parte, quindi non soltanto dalla medicina ufficiale, io mi aspetto un abbandonare il pregiudizio, ma anche noi, perché noi ci siamo sempre considerati, come degli alternativi e che quindi avevamo la verità in tasca. Non è vero, la verità non sta da un solo a terra, la verità sta in mezzo, la verità sta nella possibilità di dialogare, nella possibilità di scambiarsi delle esperienze. E quindi quei piccoli passi che stiamo facendo anche in regione credo che siano estremamente importanti. Io uso il Viscum Album da 20 anni che lo uso, quindi da tantissimo tempo lo uso molto, credo che in Emilia Romagna sono uno di quelli che usa più come medici il Viscum Album. E quindi sulla base di questa esperienza, e proprio perché c'erano, come ci dirà oggi il collega Frisia, già delle evidenze, delle prove di evidenze sull'uso del Viscum Album, siamo riusciti a farlo passare dai comitati etici e quindi aprire questo tipo di protocollo. Bene, io mi auguro questo, ma soprattutto mi auguro un'altra cosa, di continuare ad essere come associazione Ting Spazzavento, come siamo sempre stati, dei portatori di semi, e megafono per nuove ricerche. Grazie.